Ben ritrovati dentro la Vasca dei Pesci. Siamo a Parma con i Weekend Letterary Fest 2023 organizzati da GaiaItalia.com Edizioni, da un'idea della redazione di GaiaItalia.com Notizie in collaborazione con lo studio Bertani e con il patrocinio e il contributo del Comune di Parma e con la co-direzione artistica del sottoscritto e di Isabella Grassi, che ha creato per Parma una serie di appuntamenti molto 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 interessanti, rispetto ai quali benissimo avete risposto e vi siamo grati. Sono lieto di presentarvi di nuovo una amica scrittrice, Flaminia Mancinelli. Abbiamo già parlato con lei del suo libro Amore infinito. Aspettate che lo copro fino a coprirmi la faccia in un'opera benemerita che comprenderete. Ecco qua il libro. Flaminia, buonasera o buon pomeriggio. Buonasera, ciao Ennio, come stai? Bene. Sto bene, grazie. Come stai tu? Bene, insomma, da povere occhiette. Ma smettila, che non è vero. Non è vero. Allora, noi abbiamo già parlato di questo libro prima di andare con l'intervista vera e propria, rispetto al quale mi permetterei di sviscerare qualcosa anche partendo dal titolo. Mi permetterei di chiederti, se sei d'accordo, alcune parole che ci portino dentro l'amore infinito che hai raccontato in questo bellissimo libro. Certo, fai pure. No, le chiedo a te, le chiedo a te se ti va di regalarmi. Allora, è stato impegnativo fare questo libro perché è un tentativo disperato. Io e te ne abbiamo parlato Certo. sporadicamente. Della vita, della morte, di come noi esseri umani andiamo avanti. E questo libro è stato il mio disperato tentativo di andare avanti dopo aver subito un lutto e cercare di salvare dal nulla una persona che ho amato profondamente. E questo sentimento è quello che mi ha accompagnata e guidata nella stesura di questo libro, che ha voluto essere la nostra storia, la storia di un amore tra due donne, ma anche e soprattutto la storia di quanto la normalizzazione che noi viviamo nella nostra epoca e in quelle che ci hanno preceduto nuoccia all'esistenza. Perché la storia di Nicole, la protagonista di questo libro, è quella di una donna che, nonostante il 68, nonostante il nostro femminismo o progressi, diciamo così, nel sociale, ha scoperto solo dopo la mezza età di amare e poter amare una donna e ha vissuto una vita sotto un patriarcato che l'ha schiacciata. Per cui, diciamo, il mio tentativo è stato sì quello di non perdere la sua memoria, ma soprattutto non perdere la memoria della sua vita, di una vita così ingiusta, triste. Beh, questo è. E perciò ne ho scritto affidando alle parole questa memoria. E la cosa che a me ancora mi emoziona di più è scoprire quando qualcuno legge questo libro, perché a me sembra che la mia compagna viva. È una cosa stupida perché noi siamo polvere, no? E ci illudiamo con questa nostra memoria, con il ricordo, il ricordo dei morti, però è l'unica cosa che abbiamo per difenderci da questo destino così finito, Però, darci questa infinitezza, diciamo così, no? se Un posso amore infinito. permettermi, se posso permettermi, è anche vero che l'unica cosa che rimarrà di noi è il ricordo di ciò che abbiamo fatto in vita, no? Dunque, perpetuando l'amore in vita, è evidente che poi questo amore rimane vivo anche dopo di noi, quando noi non ci Certo, saremo più. Non sei ma d'accordo? è
e proprio fermarlo, fermare, quasi voler fermare il tempo. Lei per me adesso vivrà per sempre, perché ci sarà qualcuno fra qualche tempo che legge di lei e lei è lì. Noi ci siamo amate e io non riesco a dire è finito, per questo amore infinito, perché non è certo, finito. Perché l'amore non finisce mai. In realtà può finire un rapporto, può finire, lo dico nei termini in cui io lo comprendo, no? Per me è sempre stato molto faticoso avere un innamoramento e poi dopo questo innamoramento rabbia, odio, eccetera. No, l'affetto c'era prima, poi è finita quella passione, quella cosa che aveva costruito il rapporto, ma è rimasto qualcos'altro. Comunque, e questa pensare, è la differenza, Ennio, cioè è passione o è amore? Perché sono due cose diverse. L'innamoramento, come ci ha insegnato Alberoni scopiazzando da un filosofo francese, Non lo diciamo perché non sta bene, non lo diciamo. Come ci ha no. detto Alberoni, andiamo oltre. L'innamoramento è una cosa, ma l'amore è altro. E questo può diventare infinito, può non avere fine. È come l'illusione che a noi danno le religioni, no? Di una vita infinita. E quanta gente però con questo va avanti. Certo. Si sente come. Allora, non voglio ricorrere alla solita frase di Engel, l'oppio dei popoli, però è vero, aiuta. Allora, il mio amore è finito, è morto, ma per me no, per cui è infinito. Lei è morta amandomi. E questo è il Vengo. nostro limite umano, no? Che pensiamo che la morte è la fine, no, perché noi abbiamo memoria delle persone che ci sono state intorno, dei dialoghi, di pezzi di vita che noi abbiamo vissuto con loro. Certo. Io stavo pensando a uno spettacolo teatrale che ho prodotto moltissimi anni fa, che a un certo punto si chiedeva quanto dura per sempre, che ho pensato alla prima domanda che ti ho rivolto, no? Perché ho meditato, ho riflettuto a lungo nel corso della mia vita inutilmente, perché ho un cervello così, sulla parola infinito. Allora mi è venuto voglia di chiederti quanto dura l'infinito, non tanto nella nostra percezione, no? Ma quanto nell'uso che noi ne facciamo, nel significato di senza fine oppure nel significato di impossibile da contenere perché è qualcosa di tanto straordinariamente grande. Tu cosa pensi? Ma diciamo che la nostra differenza con gli altri degli animali è che noi sappiamo di essere destinati a finire. Il nostro primo vagito è un cammino verso la fine. Però a tutto questo noi ci ribelliamo in continuazione. Se tu ci pensi, la poesia immortale, le arti immortali, noi tendiamo a creare l'infinito in quanto coscienti della nostra finitezza. Ci ribelliamo. Camus parlava dell'uomo in rivolta, no? Noi siamo eternamente in rivolta contro questo destino. Io non credo al vecchio che muore pago della vita che ha condotto, muore per stanchezza, perché il suo fisico non lo accompagna più, ma noi vivremo eterni. E nello stesso tempo questa parola eterno fa paura. Non so te, ma io leggevo giorni fa che stanno inventando dei collegamenti tra l'essere umano e l'informatica, ovvero sia far sì che il cervello umano sia trasferito in dei cloud e possa perciò replicarsi e continuare a vivere. Ecco, questa eternità tecnologica terrorizza. Perché Sì, come? da vivi certamente ci terrorizza, poi non so, per fortuna immagino che la decisione
di poter collegare le nostre inutili teste al cloud in modo che non vadano perse, rimanga ancora una questione del libero arbitrio, non ho dubito che possano imporcela, Speriamo, ho questo speriamo. tuo timore. Però ho capito, cioè, veramente noi abbiamo questa aspirazione all'eternità e nello stesso tempo sapere che ci è negata. Tu pensalo, cioè tutti i grandi artisti, tutte le persone che storicamente, politici, statisti, lasciano un segno, in quel caso si parla di eternità. Come se quello che ci è impossibile, vietato, fosse la nostra prima aspirazione, non l'amore. Noi, secondo me, l'amore è il sentimento più bello che l'uomo possa nutrire, e non per forza un amore sessuale, amore in senso lato, eppure non è quella la nostra massima aspirazione. Noi pensiamo sempre all'eternità, a cure per diventare più anziani, per avere più anni, per guadagnare più tempo. E invece magari la felicità, questo attimo di eternità, tu ce l'hai in un istante. È come il giochino del tempo, no? Noi viviamo convinti di seguire un tempo, e invece è un assurdo, è uno scherzo anche il tempo. Certo, vorrei arrivare alla quarta di copertina di Amore Infinito che vorrei fare rivedere, eccolo qui, perché c'è una frase che mi ha colpito sempre, continua a colpirmi, che parla di una donna educata a non chiedere, ma anche a non avere desideri, che capisce di essere rimasta ferma a un binario dal quale nessun treno potrà più passare per lei. Ma siamo proprio sicuri che non ci siano più treni? Perché poi la protagonista del tuo romanzo di Amore Infinito, il treno l'ha visto passare ed è stata anche abbastanza attenta a non perderlo, o no? Certo, ma Non tu perderlo di nuovo, anzi, scusa. pensi, ma è vero, cioè tu pensa all'atrocità di una vita così, bruciata così. Cioè, Nicole è alla fine della sua vita che acchiappa al volo questa felicità che le passa accanto. Lei dice: non potevo lasciarmela sfuggire, ma è tutta una vita bruciata. Pensa cosa vuol dire non sapere, non provare desiderio. Anche il provare desiderio ti è negato. Cioè, non soffri perché non hai quella cosa, ma neanche arrivi a desiderarla, non sai di poterla desiderare. A me vengono in mente delle situazioni politiche di paesi estremi, no? Quelli cresciuti sotto le dittature di destra o di sinistra, non mi interessa, sotto le dittature religiose. Queste in genere sono spesso donne, ma non solo, queste persone che crescono e vivono in quegli spazi limitati. Secondo me questa è una delle cose più atroci che possono succedere a un essere umano. Allora, Nicole che ha provato questo e che improvvisamente ha come un flash e dice: ma no, questo forse è un amore. Ma è la cosa più fantastica che io potessi vivere con lei e lei ha vissuto con me. Per questo quest'amore è infinito, perché comunque ci ha dato lo spazio della felicità. Io potrei chiudere qui, sai, perché nel senso che dopo questa cosa che hai detto, chiudiamo bottega e diciamo: ok, amiche e amici, riguardatevi l'intervista più e più volte e riflettiamo insieme. La battuta era: ascoltaci, signore, ma chiedo scusa, tu sai che io sono un po' irriverente perché No, passami piano. bisogna anche ridere un po', se no. È molto bella questa riflessione, è molto bella questa riflessione. Peraltro, raramente, no, si sente parlare di un amore che si è avuto e che non c'è più per più molteplici ragioni, con tanta
serenità, trasporto, rimpianto, dolore e gioia messe insieme. È una mescolanza meravigliosa quella che ci regala. È dura, Ennio, cioè, come dirti, è un cammino strada facendo. Io ogni tanto leggo delle cose sul lutto, perché è ovvio, che mi capita, ci sono queste teorie sul lutto, le fasi, chi dice tre, chi dice cinque. Io so che la mia vita non sarà più la stessa. Ci sono stati dei momenti più cupi in cui ho pensato di chiuderla là. E poi mi sono resa conto che un po' per il mio carattere, cioè la curiosità di avere ancora uno sguardo verso il mondo, verso gli altri, ancora la curiosità di vedere. E dall'altra mi sono detta, sì, ma se tu non vai avanti, lei muore un'altra volta. E allora sto cercando di, tu hai parlato di serenità, sto cercando anche di approcciarmi a questo dolore con serenità. Mi rendo conto che è una contraddizione, no? Apparentemente, però è quello che io cerco di fare. Adesso, per esempio, con una fatica immensa, Ennio, io mi sono rimessa a scrivere altro. Perché veramente dopo aver scritto quello non riuscivo più a scrivere. E ho scritto quello che io chiamo un giallaccio. Sto finendo questo giallaccio, che ha comunque come mia abitudine un sottofondo di analisi della società nella quale noi viviamo. Scusa un secondo, Flaminia, apro e chiudo una parentesi, perché tu nasci come scrittrice di gialli, no? No, Questo va no, detto che... Ah no. no, ok. Allora è una mia informazione No, sbagliata. io ho scritto gialli per una scommessa, Ah, per una ok. scommessa. Io nasco come autrice di narrativa. Il mio primo racconto fu pubblicato sul famoso Linea d'Ombra e ho sempre avuto questa voglia di esprimere quello che mi circondava e quello che vedevo, anche quello che io vivevo. Però ti dico, la mia grande prova di aver superato il dolore per questo lutto, io ce l'avrò se riuscirò a tornare alla vera scrittura. Cioè il giallo sì, ha un valore per me, ma Amore infinito e gli altri romanzi che ho scritto, quello è scrivere. E spero di, se lo farò, vorrà dire che ce Faccio l'avrò fatta. un passo indietro, quel giallaccio lì, che cos'è? Allora, Raccontaci, i dai, dove ci giallacci siamo? io ne ho scritti tre, due li ho pubblicati con Newton ed erano proprio il classico giallo ambientato a Roma e poi ho pubblicato un altro giallo, questa volta per conto mio perché io litigo sempre con le case editrici. Ho pubblicato con varie case editrici e poi ogni volta me ne sono andata perché sembra che i libri li scrivano loro. Sì, è un po' questa cosa in questo E ti paese, è vero. trattano proprio come un canovaccio, ti prendono e poi ti gettano via. E allora dico, se devo fare tutto da sola, i Tanto vale che libri lo li faccio, faccio no? per conto mio, esatto. Così ho fatto questo ultimo giallo e la mia abitudine, tu sai che io sono omosessuale, è quella di inserire questi benedetti gay, lesbiche, trans nei libri insieme agli altri. Per cui se tu leggi i miei romanzi o i miei gialli, tu trovi uno spaccato della società. Ecco, io mi permetto di dire che sono giallacci perché comunque hanno sicuramente una temperatura leggera, no? Però, essendo uno spaccato della società, sono più quello che si potrebbe definire un noir, senza bisogno di ricorrere alla criminalità, ai bassi fondi, perché il male della nostra società è anche nel salotto di casa. E io racconto ambienti, tra virgolette, borghesi, normali,
nei quali avvengono questi delitti. E questo mi serve per, diciamo così, per alleggerire la mia temperatura mentale, che sennò è piuttosto pesante, pesante. Ecco, allora, intanto il fatto che li chiami giallacci mi fa morire dal ridere, quindi non vedo l'ora che ne presentiamo uno insieme. Quando l'avrai finito, fammelo sapere, così facciamo due risate. Io direi che potremmo anche fermarci qui, perché questa è stata una chiacchierata veramente molto, molto densa. Io vorrei fare rivedere ancora la copertina di Amore Infinito, che possiamo acquistare Su ovunque, Amazon, su su Amazon, Amazon, su sia Amazon. in cartaceo che in ebook. Ecco, come libro che abbiamo presentato nei giorni scorsi. Io ringrazio moltissimo Flaminia Mancinelli, che è sempre un piacere ospitare, con la quale è sempre un piacere fare delle buone chiacchiere. Io ringrazio te e la vasca dei pesci, sempre cordiali e gentili. Io ti ringrazio, ringrazio Marinella Zetti, sempre ottimo tramite. Flaminia, grazie, grazie mille. Di nulla. Ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima. Ciao. E noi ci ritroviamo per un altro appuntamento dentro la Vasca dei Pesci TV con il Weekend Letterary Fest nel prossimo mese di novembre. Saremo a Mussumano Terme in provincia di Pistoia. Abbiate per favore molta cura di voi.